Questo è stato uno dei video che mi è stato più richiesti negli ultimi giorni. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Un po' di tempo fa ho caricato qua sul mio canale un video in cui ti facevo vedere una prova in diretta del Dermacol, quello che era il fondotinta coprentissimo, che è stato appunto pubblicizzato come uno dei fondotinta più coprenti al mondo, in grado di coprire i tatuaggi, eccetera. Comunque, se non hai visto quel video, ti lascio ovviamente il link diretto qua nelle schede informative. Quel video ha scatenato molta curiosità su questo prodotto e mi è stato richiesto da molte persone delle delucidazioni al riguardo e quindi ho deciso di fare quest'altro video in cui, mentre lo stenderò, vi racconterò delle informazioni in più su questo prodotto. E soprattutto vi faccio vedere anche come completo tutto il trucco, cosa che nell'altro video invece non avevo fatto. Allora, come l'altra volta io ho già idratato il viso con una crema idratante, ho messo già il siero dove ne avevo bisogno e adesso mi sto accingendo ad applicare il fondotinta. Il fondotinta, come ti ho già detto, è il Dermacol, che è questo qua, che puoi trovare nel sito Notino. Questo fondotinta lo si trova anche facilmente sia in siti come eBay e come Amazon, soltanto che alcuni rivenditori non vendono il prodotto originale ma vendono delle copie. Quindi io ho preferito optare per l'acquisto in un sito diverso come quello di Notino, che è comunque una profumeria online, per essere sicuro appunto di avere il prodotto originale. All'interno del sito Notino, tra l'altro, trovi anche dei sample, ossia delle confezioni più piccole, circa così, che costano pochissimo, 2,90 euro circa, e le puoi comprare per appunto testare la colorazione. Io, per comprare la colorazione, che è la 207, quella che uso io, ho utilizzato un'immagine che ti posto qua sotto, che è un'immagine in cui secondo me i colori sono abbastanza fedeli, e in effetti io ho scelto la colorazione in base a quella foto, e la colorazione, tutto sommato, come hai visto anche nel precedente video, è abbastanza vicina al mio incarnato. Mi è stato chiesto anche di spiegare un po' come io lo andavo a stendere, che prodotti utilizzavo per stendere tutti i vari prodotti per appunto creare il mio make-up, e io ti dico la verità. Questo fondotinta qua si può stendere sia con una spugnetta di tipo tradizionale come queste o di tipo beauty blender a ovetto, oppure con i pennelli, un pennello tipo questo o un pennello tipo questo. La differenza sostanziale è che un pennello tipo questo, per esempio, dà una copertura molto elevata e se ne spreca molto poco, perché tutto il prodotto che poi mettiamo nel pennello in genere viene distribuito nella faccia e non rimane tantissimo nel pennello. Diversamente invece dalla spugnetta, che tende a mangiarsi un po' troppo di prodotto e quindi ne va un po' di più sprecato. Le differenze sostanziali tra spugnetta e pennelli sono che il pennello vi dà una copertura molto più elevata rispetto alla spugnetta. La spugnetta in genere tende a distribuire in maniera un po' più soft il prodotto. Se voi avete questo fondotinta, secondo me vorreste avere una copertura elevata. Mi servirò comunque di una spugnetta per andare a sfumare meglio il prodotto e per andare a togliere l'eventuale eccesso che si posizionerà. Come nello scorso video, ho applicato pochissimo prodotto sul dorso della mano, un tanto così, e vado a prenderlo col pennello e ad applicarlo sulla mia faccia. Io avevo provato anche a stenderlo con la spugnetta, questo prodotto, ma se ti devo dire la verità non mi piaceva la copertura che dava. E quindi questo video io l'avevo già registrato, soltanto che ho preferito registrarlo un'altra volta utilizzando direttamente il pennello. Come ti ho già detto nell'altro video, questo fondotinta qua è miracoloso perché va a coprire qualsiasi cosa. E la cosa bella è che, nonostante sia un fondotinta molto coprente, non è un fondotinta che fa l'effetto mascherone nella faccia. Ha una texture molto fine, ha una texture molto leggera che si incarna perfettamente con la mia texture, e questo dà la possibilità sia di stratificare il prodotto, ma sia anche di non avere quell'effetto orribile di trucco finto,
che danno molti fondotinta. Come ogni volta io ti faccio vedere la differenza tra metà viso truccato e metà viso stuccato. Come ti ho già detto nell'altro video, questo fondotinta tende a risultare molto più bianco in video. Questo perché riflette la luce, ha un flashback, mi sembra che si chiami, ha una risposta alla luce molto buona. Infatti, come voi potete vedere, lì io sono completamente bianco dalla videocamera, ma live invece, guardandomi allo specchio, non sono così chiaro come invece risulto da videocamera. Cambia proprio la faccia questo fondotinta. Però se voi vedete, vedete che il colore del mio collo è uguale al colore che voi vedete della mia faccia, quindi questo fondotinta per me è perfetto. Quindi se siete delle carnagioni bianche però olivastre, nel senso che io ho il sottotono comunque giallo, non sottotono rosato, e non sono un bianco di quelli meravigliosi, qua potete vedere la differenza tra la parte truccata, tra la parte struccata e la parte truccata, che è molto più omogenea. Questo fondotinta esce benissimo in foto, nel senso che se dovete fare dei servizi fotografici con dei trucchi impegnativi, questo fondotinta vi darà una pelle perfetta in foto, il che vuol dire che dovrete smadonnare molto meno in post produzione per la correzione della pelle, perché risponde bene alla luce, crea una pelle molto omogenea, la texture è praticamente invisibile e quindi voi avete una pelle photoshoppata già senza intervenire in post produzione sulla foto, e questa cosa è molto bella. Con tutto quel poco che io avevo messo nella mano, io sto continuando ad applicarlo e come vedete continua a coprirmi e a truccarmi la faccia. Quindi è perfetto. Per il prezzo che ha, è uno dei prodotti più belli che io abbia mai provato. Certo, ovviamente non ha degli ingredienti ottimi, però ovviamente questo fondotinta è anche pensato, secondo me, non per un uso quotidiano, nel senso che è utile avere una pelle così perfetta se voi dovete fare dei servizi fotografici, delle riprese video come nel mio caso in questo momento, oppure se dovete magari partecipare ad una serata particolare, avete bisogno di un trucco perfetto ma che però non faccia vedere che siete molto truccati. A me piace molto, io ovviamente lo uso soltanto per questo scopo qua, quindi riprese video o foto, ed effettivamente fa il suo dovere. Tra l'altro, come potete vedere, a me schiarisce anche tutta l'ombra della barba, che nonostante abbia appena fatto, comunque si vede. Per coprire comunque l'alone qua si può intervenire anche con dei correttori, dei correttori o dei fondotinta in stick già fanno questo lavoro qua. Ovviamente io sfumo tutto anche nelle orecchie, un po' nel collo per omogenizzare tutto, e come vedete il risultato io penso che parli da solo, nel senso che addirittura mi ha coperto benissimo le occhiaie, quindi siamo già ad un trucco quasi completo, e direi che questa cosa è perfetta. Io sto in tutto questo morendo di caldo. Un'altra cosa che dovete tenere in considerazione è che questo fondotinta tende ad ossidarsi un pochino. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che l'avete applicato, dopo un po' di tempo comincia un po' a cambiare colore, perché io l'altra volta avevo notato che si era leggermente scurito. Questo suo cambio di colore su di me non ha particolare cambio, perché non diventa un colore completamente diverso dal mio colorito, anzi si omogenizza forse un po' meglio. E questo è per quanto riguarda la stesura del fondotinta, che io ci ho messo tantissimo per farla perché mi sto dilungando a parlarne. Ovviamente una volta che avete usato un fondotinta così, anche se è molto no transfer e tende comunque ad asciugarsi subito, è buona cosa fissarlo con delle ciprie. Io utilizzo delle ciprie compatte e delle ciprie in polvere libera. Le ciprie compatte si presentano ovviamente così, e ne stendo una prima parte con un pennello e vado a cercare di fissare il meglio possibile il prodotto.
stando molto attento ovviamente alla parte degli occhi, che è quella che in genere tende a creare un po' più di piegoline orribili e che noi ovviamente non vogliamo. Come vedete, movimenti molto a caso. Siccome il fondotinta, essendo così coprente ed essendo così riflettente con la luce, ci ha praticamente cancellato i lineamenti, dobbiamo un minimo andare a ridisegnarci la faccia. E per andare a ridisegnarci la faccia utilizzeremo una terra, e la utilizzo con pennelli diversi in base alle zone che devo andare a ridisegnare. Utilizzo un pennello del genere, molto largo e con le setole abbastanza morbide, per andare a ridisegnare e a dare un po' di ombra ai lati del naso. Questa correzione qua varia da viso a viso, nel senso che sta a voi vedere che tipo di ombre volete posizionarvi sulla vostra faccia. Io pure di toccarmi, ho capito, anche in base a quello che vedo da video, ho capito dove mettere le ombre, dove enfatizzarle. Poi ovviamente sfumo tutto con il pennello con cui avevo applicato la cipria. Poi vado ad utilizzare un pennello angolato per questa cosa qua, per le terre, e lo vado a mettere appena sotto lo zigomo, in maniera tale che si vada a creare un po' d'ombra. Porto anche questo un po'. Mi ha fatto molto piacere che vi sia piaciuto il video in questione. Tra l'altro ho intenzione di inaugurare una nuova rubrica di video in cui voglio portare sul canale i vari stili dark e gotici, quindi se vi interessa, ovviamente rivisitati, cioè quelli che mi sono fatto io nella mia inutile vita. Se voglio caricare un po' di più l'ombra sullo zigomo, utilizzo un pennello così bello folto e sempre con la stessa terra vado a enfatizzare ulteriormente il zigomo. Se il colore è un po' troppo chiaro, lo enfatizzo ancora di più con uno un po' più scuro. E poi, tanto se fate degli errori, c'è sempre il nostro bellissimo pennello da cipria che vi cancella lo schifo che avete fatto e rende tutto molto più omogeneo. Ora con questa spugnetta la inumidisco con un po' d'acqua e, prendendo una cipria bianca, tamponata sotto l'occhio. Tolgo subito l'eccesso, non la lascio lì più di tanto perché mi serviva solo per... E siamo già pronti. Ovviamente, come voi potete vedere, io ho ridato alcuni volumi in faccia, ma ho trascurato gli occhi. Anche gli occhi ovviamente vanno in qualche modo rienfatizzati. Poi io ho già l'occhio piccolo, quando vado a cancellare l'occhiaia e a uniformare la palpebra in alto, il mio occhio in pratica scompare, quindi devo un attimino ridisegnarlo, e per farlo posso utilizzare o la stessa terra che ho usato per i zigomi e per le altre ombre, in questo caso farò così, oppure posso usare un ombretto dello stesso colore. Con un pennello fatto apposta per le sfumature, in maniera tale che distribuisca il prodotto molto sfumato, vado a passarlo nella mia piega. In pratica io lo passo dove c'è l'osso, sopra l'occhio, e cerco di enfatizzare quell'ombra lì, in maniera tale che il mio occhio riacquisti tridimensionalità rispetto a quello non toccato. Con un pennellino a penna molto fine, se lo trovo, così,
sempre con lo stesso colore, vado a crearmi una piccola ombra qua. Questa parte degli occhi io ve la sto facendo vedere con dei colori della terra naturali, ma potete anche usare direttamente dei colori molto più scuri come il nero, il grigio, dipende voi da che tipo di look volete adottare. E io, cioè, già così, nel senso, abbiamo un trucco tutto sommato che ci ha corretto la faccia. Io, se vi devo dire la verità, mi vedo ancora delle occhiaie, voi non le vedete, però io me le vedo. Però già così il trucco io direi che è fatto. Alcune volte io mi fermo a questo step qua, altre volte invece vado avanti e vado a definire ulteriormente l'occhio. Lo definisco utilizzando una palette di colori naturali che appunto utilizzo in questo modo. Con un grigio molto freddo vado a fare una piccola linea appena sopra le mie ciglia in maniera tale da definire ulteriormente l'occhio, e alcune volte, adesso in questo caso lo farò, vado a mettere un po' di ombretto più chiaro qua sopra, giusto per fissare meglio il correttore, ma in questo caso il fondotinta che sto tenendo mi ha fatto una... e adesso non mi piace. Ok, e siamo pronti. Poi sta a voi mettere un po' di illuminante qua, un po' di illuminante qua, qua e qua. Cioè, poi secondo me qua va anche molto a gusto in base a quello che volete ricreare sulla vostra faccia. Io per esempio adesso mi sono reso conto che l'occhio magari lo vorrei enfatizzare un po' di più, un pochettino, e questo è fatto. Con questo trucco già si è ad un certo livello di perfezione per i video. Niente, spero io che questo video vi sia piaciuto e che abbiate trovato informazioni dettagliate su come poter creare e migliorare il vostro aspetto con questi semplici passaggi. Io vi do quindi appuntamento al prossimo video, ti lascio come al solito qua al lato altri video per rimanere in compagnia del sottoscritto qua su YouTube, qua sotto in info box trovi tutti i miei contatti. Come al solito ti ringrazio per aver visto questo video, ti do appuntamento al prossimo.